hanno licenziato. Jimmy, non ho altra scelta. Devo mandarti via. Mi hanno allontanato soltanto per problemi con l'assicurazione. Affidamento esclusivo. Chiamerò un avvocato. E come lo paghi? Il barista con un braccio solo. Cerca di portare rispetto. Ti ha fatto male, eh? Ho visto una lista di cose da fare per una rapina. Circuito di Charlotte Motor. So come spostano i soldi durante la gara. L'unico uomo in grado di far saltare in aria il cavo di una banca si chiama Joe Bank. Io sono incarcerato. Ti voglio bene, papà. La Coca-Cola 600 è la corsa più importante dell'anno. Voglio sapere tutto su Jimmy Logan. Sapranno solo quello che dovranno sapere. Benvenuti alla Coca-Cola 600. Sono 18 o sono 25? È una questione di scienza questa. Tenetevi forte. Oh, si sta mettendo bene. Ma per togliermi i vestiti. Quindi non sbirciare. Ho detto non sbirciare! Puoi ridarmi il braccio, per favore? Qual è questo? Nella Tana dei Lupi, con Gerard Butler, Curtis 50 Cent Jackson e Pablo Schreiber, per la regia di Christian Godegast, che è il suo primo film dietro la macchina da presa, però lo conosciamo già per le sceneggiature di film come Il Risolutore e Attacco al Potere 2. Nella Tana dei Lupi racconterà le vicende di una gang di rapinatori alle prese con un elaborato piano per svaligiare una banca praticamente inaccessibile. Niente, però, sarà come sembra. Questo film promette di essere una vincente thriller d'azione che unisce il genere del film poliziesco al noir psicologico e quindi un mix molto interessante, direi. Chiudo col dirvi che lo scorso 13 febbraio è già stato addirittura annunciato il sequel del film che avrà stessi interpreti e regista. Wow, però. Vi piace questo genere di film? Pensate che andrete a vederlo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché presto ci saranno nuove news in arrivo. Ciao da Valeria.